Buongiorno a tutti. Anche oggi utilizziamo una frase ricorrente per vedere oggi un po' la fonologia del reggiano. Infatti, è una frase che ho notato è praticamente usa parole molto simili all'italiano, è quasi un modo di pronunciare l'italiano, nel senso. L'italiano non è, il dialetto reggiano non è un dialetto dell'italiano, è un dialetto di una lingua sorella, non ufficializzata, che fa parte di un sistema linguistico, un romanzo gallico, però l'origine è comune dal latino, quindi capita che ci siano delle parole che hanno la stessa radice latina e che quindi si riesca a fare una corrispondenza, come in questo caso quasi sempre, dopo vi spiegherò. Ci sia una corrispondenza tra suoni italiani e suoni reggiani, come lo potremmo fare anche col francese, con lo spagnolo, con tutte le lingue latine. La frase è questa: voglia di lavorare, saltami addosso che mi sposto. È una frase che usiamo anche in italiano, infatti. Voglia di lavorare, saltami addosso che mi sposto. Quando vogliamo commentare se qualcuno ha poca voglia di lavorare, è sempre un po' la storia della nostra cultura che ci porta a valutare le persone in base alla voglia di lavorare che hanno e quindi ritenere una persona degna di stima, una persona stimata se ha voglia di lavorare. Se li lo voglia di lavorare, se ma dosca me spost. Voglia di lavorare, se ma dosca me spost. Vediamo tutte le parole con sono. Hanno praticamente, potremmo vederle parola per parola, hanno un corrispondente quasi uguale in italiano, quindi è quasi un modo diverso di pronunciare. La cosa un po' strana, che dicevo prima, che non è da prendere come regola, è proprio la prima parola, voia, perché questo accento, questo io l'ho scritto con l'accento tipico del suono breve e aperto che usiamo in dialetto, noi usiamo nella varietà reggiana, è stato scelto di usare l'accento grave per i suoni brevi e aperti, e che corrispondono solitamente alle parole italiane che hanno un suono chiuso nella O. Parlando ovviamente di italiano standard, non dell'italiano che parliamo noi che sbagliamo sempre. Però, per esempio, rosso, noi diciamo rosso, ma si dovrebbe dire rosso, ros, è esattamente questo suono. Vaya, vaya, una O quasi, quasi una A. Ago vaya, non so perché è così comunque. Anche foglia, effettivamente, la faia è sempre la stessa cosa. E anche in francese c'è il suono E, che non è tipico di questa corrispondenza. Anche in alcune varietà montanari ho sentito dire voia, è una cosa un po' strana, però questo ci potrebbe far pensare che siccome questo suono è tipico delle parole che dovremmo pronunciare con la O chiusa, come rosso, prodotto, prodat, tutte le cose che hanno fondo, fund. Invece questo è il tipico della O aperta, addosso, a posto, no, sposto in questo caso. E grosso, gross, le gross e ras, e si dovrebbe dire è grosso e rosso. Se noi volessimo fare affidamento sul nostro dialetto, per chi lo conosce, per imparare una dizione corretta in italiano, cioè corretta secondo l'Accademia della Crusca e secondo le scuole di dizione, in questo caso la parola voia ci trarrebbe un tranello, perché non è così in italiano, si deve dire effettivamente voglia e non voglia. Questo voglia ci potrebbe far pensare che si dica voglia. Invece, tipico di tantissime parole è la io, quindi il suono, io l'ho indicato col gel, con la I lunga, il suono di I semivocale o semicontonsonante, a seconda dei punti di vista, comunque la I, che corrisponde al GL italiano, in tantissime altre parole, la maia, la maglia, la paia, la paglia, lui, luglio. Il suono I in tante varietà di Areggio non esiste nemmeno, dicono l'I con la L. Io lo dico
Sono in genere parole moderne, dove è un adattamento e un modo de, comunque de, di pronunciare il GL. La sveglia, su sveglie si dice, però una volta dicevano sde sde. La bottiglia è però è il plurale, per esempio se facessimo il plurale bottiglie col plurale antico dovremmo dire al buttelli, non al buttelli, ma si può dire anche al buttelli. Però, ecco, però per esempio imbottigliare, imbuttiglier si può dire, però se dovessi fare io imbottiglio non si riesce a dire imbuttigli, imbuttelli. Me imbuttelli podmani, imbottiglio domani, quindi è un modo di pronunciare la ye in certe varietà c'è, ma la vera GL delle parole italiane è in genere invece una ye come la mai e la pai. E andiamo avanti di questa classica regola della caduta della desinenza finale. Una sillaba è una preposizione atona, quindi come tutti i monosillabi atoni italiani diventano una sola consonante. In questo caso riesco anche a pronunciarla come una sola consonante, voy ad laurear, voy ad laurear. E se non ci riuscissi, posso mettere davanti la classica vocale eufonica che posso pronunciare A oppure E. Per un sacet furmaint, un sacat furmaint, posso dire A o posso dire E, e la gente non ci fa caso perché si sentono tutti e due. Posso dire E aperto e chiuso. Noi siamo concentrati sulle vocali. Toniche che sono sempre molto marcate, o se sono corte, sono brevi, sono marcate che le faccio proprio squillare, voia. E se sono lunghe le trascino, lavorare è proprio si ferma il suono, l'orecchio si ferma su quel suono. Questo qua passa quasi che non lo sentiamo, anche quando c'è anche se è un sacet furmaint, un sacet furmaint. Non lo sentiamo quasi quella I lì che c'è, quella I lì che c'è in mezzo, se è una A, se è una E, se dobbiamo andare a rallentare, dovremmo registrare e sentire piano, come dicono. Laurer o lavorer, anche questa qua, io la stavolta la V l'ho scritta, però è una V che molti non pronunciano, neanche io a volte non la pronuncio, dipende come mi gira, perché io avevo un papà che non faceva l'alternanza vocalica con la U e quindi diceva lavorare con la O, come diceva anche la bottiglia, la bottiglia. Invece mia mamma dice la bottiglia, laurea, e questa la V tende a sparire come succede in parole come weter, voi altri. Vo, avdag dal vo. Vo è la forma di cortesia. Weter è voi, la pluralità. Quando c'è una U dopo, questa V diventa evanescente. Alcuni la tagliano proprio di netto, per altri è un po' appena percettibile, e io tendo a mangiarla spesso anche quando in parole come dire apruam proviamo, adruam adoperiamo, mi viene da togliere, però aprov aldrova, quando c'è la quando non c'è la u dopo si sente bene, è un modo di pronunciarlo, quindi una cosa fonologica tipica locale. Questa è qua, la troviamo in Selt Mados e anche in Laurer. Io l'ho scritta uguale, molti di voi forse la sentiranno diversa, perché effettivamente prima della R noi la pronunciamo più aperta, noi, la mia varietà per esempio. E è una cosa impercettibile, molti non lo so. Se io lo facessi, c'è la gente che scrive a sentimento senza sapere neanche le regole di tutti gli accenti, come si devono mettere, così che scrive tutto, questa frase l'avrebbe scritta completamente senza accenti, così senza togliendo tutti gli accenti, però perché lo sentono e lavorare lo sentono come una E normale e una E aperta, e chi arriva a capire l'accento riesce a sentire che è una E aperta, non si rendono conto se non gli fai dire ma come dici sale, al sel, e come dici mare, al mer,
al mer, al sel. Se tu le ascolti una vicino all'altra, ti rendi conto che apri di più, che è una cosa abbastanza frequente in tante varietà e anche in tante lingue. Anche in portoghese io sento che Keru me lo dicono con la E molto più aperta che in altre parole. E questa, comunque, a parte la differenza di pronuncia che è dovuta solo alla R successiva, questo corrisponde a una A italiana in posizione ovviamente tonica e in sillaba aperta, cioè quando non ci sono delle doppie. Quindi ho fatto prima l'esempio del sale, al sel, il lago, al leg, il vaso, al ves. È una cosa che imparano abbastanza facilmente, è una delle prime cose che imparano, che rimane impressa anche ai bambini. Quando italiani dialettizzano l'italiano, lo fanno quasi tutti. Viene abbastanza spontanea e noi quando lo vediamo scritto sappiamo che è una A, cioè che diventerebbe una A quando cambia. Se io metto delle alterazioni per spostare l'accento davanti, quindi lavoreremo, lavorerom, lavorerò, lavorerò, oppure qua, vabbè, cioè c'è anche la particella mi, però sarebbe al selta, la selta, assaltarom. Il verbo è salter, diventa una E quando c'è l'accento proprio sopra. Sposto l'accento, diventa una A. Quindi questa fonologicamente è una A. Se, cioè, l'ho scritto in questo modo perché utilizzando un sistema a base fonetica devo far vedere come pronuncio effettivamente. Madosso, oltre al verbo salter, qua c'è una particella M che è saltami addosso, è come in italiano. In questo caso c'è una vocale che segue sempre per la fonologia tipica dialettale reggiana, noi non riusciamo a pronunciarla semplicemente mettendo una consonante. Se fosse la parola isolata, non riesco a dire seltm, allora devo dire seltom. A Reggio adesso diciamo quasi tutti seltom. Dentro alle mura, il reggiano, quello che vediamo ancora sul vocabolario, è seltem, però non lo dice quasi più nessuno. Ci sono forse delle varietà fuori dove dicono anche noi prima della M, della V e della B, nella lingua più diffusa oggi nel comune di Reggio, mettiamo una O. In tutti gli altri casi una E. E o che siano, però spariscono quando c'è la possibilità di appoggiarsi. Quindi se uno dice seltom ados è una forzatura, si sente che ha imparato una parola alla volta, ma non ha assorbito le regole fonologiche che per noi sono come quando in italiano mettiamo l'apostrofo e diciamo l'erba invece che la erba. Cioè quando c'è una vocale dopo si taglia e diventa più tipico e diventa più bello. Ados e aspos, che l'abbiamo già detto prima, questa O qua lunga e corrisponde alla O italiana aperta. In questo caso è uguale, sillaba, teoricamente qua sarebbe sillaba chiusa, perché c'è una ST che equivale a una doppia, questo sarebbe addosso. E ha questo suono. Cane spost. Ecco questo, molti scrivono ca. Oppure questo c'è anche chi lo pronuncia e quindi kemespost o kamaspost o kemespost a seconda. In ogni caso la gente tende a scrivere che o ka com'è. Questa è una CH, è una K e basta, è lo stesso discorso che abbiamo visto prima per la D, cade la desinenza finale, c'è la caduta della desinenza e rimane solo il K. Questo è il pronome clitico come amagn, afag, avag, aspost, sposto. Se fosse che si sposta sarebbe classe sposta, non è cala se sposta e nemmeno che la se sposta, perché sembra molto italiana. Chi dice che se uno dice che la se sposta fa vedere che è un dilettante, uno che parla italiano e che tenta di parlare dialetto. È una sola consonante, questo è il clitico che teoricamente ci vuole sempre. E essendoci non, tipo, non,
essendo una vocale, ti permette di mettere la particella mi, come in questo caso, con una sola consonante. Perché se no varrebbero sempre le stesse regole, come prima dicevo, un sac et furment, posso dire anche am pies. Anche se, non, no, se è una cosa neutra che non ho il clitico davanti, è un am, però è difficile trovarla, vedersi costretti a mettere una vocale eufonica davanti, perché in genere c'è il clitico, che quindi uno o l'altro ti permette di pronunciarla. Questo modo di pronunciare spost è tipico, tipico reggiano. Verso il Modena già, così dicono am spost. Noi facciamo fatica a dire la S impura prima delle consonanti, e quindi mettiamo sempre questa vocale eufonica, e anche in questo caso non è me spost e neanche ma spost, per chi dice ma spost, perché in realtà la parola me e ma non esistono. Se fosse mi siedo, non è me sed, è am sed. Am sed, am lefso. Quindi questa A la metto solo per poter pronunciare, non fa parte della M, ma è come quando si dice in storia, in Spagna. Questo l'ho già detto tante altre volte. E il classico di Reggio, quando ci sono le vocali, le S impure, si tende sempre a mettere la prostesi, quindi la vocale che permette di pronunciare la S impura, e piuttosto si accorcia anche la vocale prima. Se ci fosse qua una parola che finisce con ter, ser, l'ho sempre spostato, l'ho sempre spostato. Non si può dire, a Modena dicono sempre spostato. Tipico reggiano è sempre spostato, nostro signor, nostro signore. Tendono a tagliare tutto quello che si può togliere prima, piuttosto ci mettono la vocale eufonica, pur di togliere queste cose qua, che è proprio un tratto di tipicità, un tratto che tende un po' a scomparire e che invece è molto tipico. Quindi io ci tengo a farlo mantenere il più possibile, perché è la nostra identità. Va bene, vi saluto.